Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Voi che vi siete connessi questa sera per assistere a questo webinar, il webinar che si intitola Critiche del femminismo al DDL Zan. Aspettiamo qualche minuto giustamente per darvi il tempo di connettervi e per avere una risposta, insomma, dalla regia per vedere se c'è un riscontro positivo. Ok, perfetto, siamo live. Allora, ripeto il saluto, buonasera a tutte e buonasera a tutti. Mi presento, sono Sara Ponzo e sono una collaboratrice di Rasfem Italia. E questa sera siamo qui appunto per questo webinar che noi giovani collaboratrici di Rasfem Italia abbiamo voluto a tutti i costi per far sì che si possa mettere un po' in chiaro e si possa far luce su questo decreto di legge Zan. E stasera sono accompagnata da delle donne meravigliose e super importanti per il femminismo italiano che passo a presentarvi. Iniziamo da Vittoria Tola, referente nazionale UDI, Unione Donne in Italia, che è appunto la presidentessa dell'Associazione delle Donne d'Italia nata nel 1945 e che affonda le sue radici nei gruppi di difesa della donna e nell'esperienza femminile della resistenza contro la dittatura fascista. Abbiamo poi Francesca Izzo, femminista e già docente universitaria e deputata dalle fondatrici di Se non ora quando libere. E Luana Zanella, femminista e ambientalista, parte dell'esecutivo nazionale del Partito dei Verdi, presidente della Scuola di Alta Formazione Donne di Governo, che nasce per formare donne valorizzando la differenza sessuale. Lucia Gian Siracusa, della Segreteria Nazionale di Arcilesbica, che ultimamente sono oggetto di intimidazioni e spesso di vere e proprie campagne d'odio da parte del movimento LGBT. Per le loro posizioni contrarie al mutuo in affitto e in difesa dei diritti delle donne basati sul sesso, così per la loro posizione per questo DDL Zan. E poi Marina Terragni, docente e giornalista e femminista attiva nella lotta da circa 40 anni, e fondatrice di Rasfem Italia e fondatrice del Feminist Post, al quale partecipiamo noi tutte collaboratrici, e portavoce per l'Italia della dichiarazione dei diritti delle donne basati sul sesso, che lotta in tutto il mondo affinché gli spazi delle donne e le tutele in base al sesso rimangano tali, contro la pervasività maschilista sulla teoria dell'identità di genere. Passerò insomma brevemente a riassumere un pochino qual è il punto di questo webinar. Diciamo che i punti fondamentali per i quali noi, il femminismo italiano, insomma, non è d'accordo all'approvazione di questo decreto di legge Zan, sono due in particolare, sono appunto l'identità di genere e la misoginia. Diciamo che per fare un pochino il punto, questo decreto di legge Zan, che è conosciuto anche contro la omotransfobia, è stato già contestato dal femminismo italiano in realtà da giugno scorso. E al momento è stata approvata alla Camera lo scorso novembre ed attualmente è ferma alla Commissione di Giustizia del Senato. E, come dicevo, da giugno scorso le associazioni femministe sono in mobilitazione, abbiamo fatto delle petizioni, abbiamo anche richiesto degli incontri in Parlamento, ma siamo state, diciamo, sempre ignorate al riguardo. Nel mese di giugno, appunto, abbiamo chiesto che il testo di legge parlasse esplicitamente di transessualità, quindi cercando di omettendo appunto il concetto di identità di genere, ma anche questa richiesta è stata ignorata. Ogni tipo di proposta di confronto non è mai stato preso in considerazione, quindi diciamo che questo è proprio il motivo per il quale oggi siamo qui. Vorrei, ci tenevo soprattutto a leggere, a menzionare gli articoli anche, a parte il primo e poi anche altri due, che sono quelli che diciamo vediamo più come delle minacce, soprattutto per la lotta femminista, ma non solo, anche per insomma la vita di donne e di bambini. Passerò brevemente a leggere il primo articolo di questo testo di legge, così come proprio appare. Allora, eccolo qua. Intanto specifichiamo anche che questo testo di legge va a modificare sia la legge Mancino che la legge 600, che l'articolo 604 bis del codice penale,
E quindi iniziando dalla definizione, recita: misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Quello che a noi risulta abbastanza vago e incorretto è soprattutto la definizione, sono le definizioni dei concetti. Quindi, ai fini della presente legge, per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico. Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. Per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi. Per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Questo è molto importante. E per andare poi a parlare appunto degli altri due articoli che vogliamo presentare, che sono l'articolo 7 e l'articolo 8, questi due articoli diciamo che prendono in considerazione, propongono una giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia in tutte le scuole, proponendo delle iniziative a partire dalla scuola dell'infanzia, quindi a partire dai 3 anni di età. E l'articolo 8 invece è un piano triennale che prevede che tutte le amministrazioni pubbliche contribuiscano agli obiettivi contro discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, quindi il sesso addirittura qua viene del tutto escluso. Questo un pochino è per riassumere, insomma, per mettervi al corrente di quello che sta succedendo con questo decreto di legge e quali sono i punti fondamentali. Adesso passo la parola a Vittoria Tola che inizierà la sua esposizione e ci racconterà il suo punto di vista. Vittoria Tola, se vuoi, tocca a te, insomma. Non ti sentiamo, Vittoria, credo che devi attivare il microfono. Grazie Sara, Ecco. ciao a tutte. Già dall'anno scorso, quando è cominciata prima dell'arrivo in Parlamento, della discussione in Parlamento, discussione, noi abbiamo fatto presente a diverse parlamentari che noi non avevamo nessun problema sul fatto di una legge penale contro l'omotransfobia che allargasse le caratteristiche della legge Mancino. L'allarme è cominciato nello stesso momento in cui sono cominciato a parlare non solo di identità di genere come un titolo che addirittura era presente nella Convenzione di Istanbul, e siccome la Convenzione di Istanbul per noi è una questione molto molto importante, sappiamo bene quanto ci abbiamo messo a ratificarla e anche provare a farla applicare per tutto quanto riguarda la violenza contro le donne. Abbiamo cercato di spiegare che la Convenzione di Istanbul in sostanza parla di non solo una serie di definizioni della violenza maschile contro le donne, anche delle politiche di prevenzione, sensibilizzazione e punizione sulla questione della violenza, che nasce da una storia appunto non solo lunghissima in Italia, ma lunghissima nel mondo, che ha moltissimo a che fare con una struttura di potere e di controllo sulle donne in cui la misoginia viene strutturata proprio a partire dal sesso come un elemento dominio e la questione del sesso femminile diventa nella sua differenza, è stata la sua differenza, una grande tradizione di inferiorizzazione e di subordinazione. Usare quindi la Convenzione di Istanbul in questa strana forma, ancora si stava discutendo del testo, ci sembrava quantomeno singolare. E poi è cominciata una discussione che puntava a convincerci, dicendo che avremmo potuto mettere sul piano penale anche la questione della misoginia.
Come poi in realtà è successo, ma poi nella versione finale è stato appunto sesso, genere, e cominciava a diventare una specie di parola potpourri, come dire, rappresentata in tutte le situazioni e in tutti i modi, e ci sembrava che tutto questo finisse per mettere in discussione in modo più o meno esplicito esattamente invece il problema che la storia del femminismo aveva tentato di rappresentare e soprattutto di affrontare, cui il meccanismo che si era costruito, abbiamo detto a chiare note che non ci convinceva. Quando siamo andate anche alle prime riunioni, abbiamo visto che lì c'era una specie di frattura che per la prima volta si creava anche in un mondo delle donne, non era tanto una frattura rispetto alle politiche, ma una frattura rispetto appunto all'identità e al valore della differenza sessuale. Anche oggi ho sentito dire che le leggi non sono né perfette né perfettibili, tantomeno le leggi penali, ma che questo non ci deve impedire di accettare la legge Zan così com'è e soprattutto di accettare il fatto che questa cosa potrebbe diventare anche una legge nazionale contro la misoginia, che in Italia appunto non c'è mai stata, contrariamente a tante altre parti del mondo. La misoginia sappiamo bene che cosa è e sappiamo bene come la misoginia nelle sue varie espressioni, non solo personali ma anche collettive, è diventato poi il sessismo che abbiamo tentato, che tentiamo quotidianamente di contrastare, però quando è venuta fuori la parola che Zan ha pronunciato, che il suo disegno di legge potrebbe essere anche un disegno di legge contro la misandria, e a quel punto io mi sono veramente allarmata, perché non è un caso che questa parola, che è diventata di moda, credo, negli ultimi 2 anni, contrariamente alla parola misoginia, che dura, credo, da più di 2000-2500, perlomeno dal mondo, dalle origini della lingua greca. Considerando che tra l'altro il femminismo ci ha insegnato quanto sia importante il valore delle parole, perché solamente, come dire, quello che le parole nominano poi in realtà diventa anche realtà, capacità di interpretazione, la realtà, e diventa anche realtà. La questione della misandria a quel punto veramente, insomma, ha fatto squillare un ulteriore campanello d'allarme. Misoginia dura dall'antica Grecia. La misoginia appunto è diventata sessismo, la misoginia è diventata discriminazione, inferiorizzazione delle donne, è diventata tutto quell'insieme e quella massa di pregiudizi e di stereotipi che nei secoli ci hanno accompagnato fino a quando le donne come soggetto politico non sono nate e hanno tentato di mettere, come dire, non riparo, ma di affrontare in un altro modo, proprio con l'ordine del 2, una situazione che storicamente si era formata in quel modo. Mi è tornato immediatamente in mente una cosa che aveva detto Tullio De Mauro, proprio credo un paio d'anni fa, quando appunto dicendo che se la misoginia era un fenomeno storicamente collettivo e definito, la misandria, che voleva dire appunto odio agli uomini, in quanto fenomeno collettivo e sociale sostanzialmente non esisteva. Allora, se vi ricordate, 15 anni fa, a un certo punto era diventata famosissima una serie di libri che si chiamavano Uomini che odiano le donne, che dimostrava nel mondo moderno cosa poteva rappresentare la questione del sessismo e della violenza contro le donne in tutte le sue varie forme. A me non risulta che nessuna abbia mai scritto o raccontato o rappresentato in forma collettiva la misandria. Che ci possa provare adesso un disegno di legge con le caratteristiche che diceva prima Francesca, a me mi allarma, perque la prima questione che mi pone è: visto che ci può essere addirittura solo la denuncia, ma addirittura l'azione penale obbligatoria, questa cosa come si esercita, per esempio, rispetto a tutti i lavori, a tutti gli impegni le donne hanno nei confronti della violenza contro i maschi? Se raccontano che cosa sta succedendo, c'è qualche uomo o più uomini che possono decidere di accusare le donne di misandria?
Contemporaneamente, mi è tornato in mente che solo alcuni mesi fa, a proposito di regolamenti che dovevano stabilire le regioni per poter finanziare i centri antiviolenza, ci siamo trovate davanti a delle situazioni, quindi applicazione della Convenzione di Istanbul, piano nazionale contro la violenza, che non a caso noi 3 anni fa abbiamo voluto in modo feroce che si chiamasse piano sulla violenza maschile contro le donne, senza usare la parola genere, che invece viene usata sistematicamente. In quell'occasione, per la verità, noi eravamo riuscite, anche solo in base alla Convenzione di Istanbul, ma anche a un aumento di ascolto positivo che c'era al Dipartimento Pari Opportunità, a convincere l'allora ministra Boschi che bisognava esprimere nel piano nazionale tutte le politiche contro la violenza alle donne, proprio come violenza maschile, contro la violenza maschile come le donne. Trovarmi davanti a una situazione in cui, parlando di regolamenti, parlando di criteri sulla base dei quali dovevano essere stabiliti i registri regionali per poter in qualche modo riconoscere i centri che avevano diritto a dei finanziamenti, vedere delle proposte in cui un criterio diventava la possibilità di dare un punteggio superiore ai centri che accoglievano anche persone trans. A me mi ha fatto venire un accidente, ma non perché io non conosca la legge, la legge dell'84, sappia la differenza che esista tra persone ratificate e persone che hanno fatto una transizione. Molte di noi questa storia la conoscono perché, come dicemmo, e forse Lucia se lo ricorda, nella riunione fatta prima dell'approvazione della legge con trans all'UNAR, ci fu qualcuna tra le donne presenti che disse che in realtà già i centri antiviolenza accoglievano degli uomini trans, facendo una grande confusione, non so quanto interessata o meno, tra i centri antiviolenza come noi li conosciamo, CAV e case rifugio per le donne, secondo le leggi nazionali, le leggi regionali, le linee guida e tutto quello che volete, e invece le strutture che in qualche modo si fanno carico vittime di traffico di esseri umani, dove ci sono certamente le donne, i minori spesso, e anche naturalmente uomini e uomini trans, che non vuol dire vivere e avere le stesse modalità di accoglienza a tutti indistintamente. Di più, i centri antiviolenza hanno la caratteristica di, grazie alla grande battaglia delle donne, dire che sono tali, quelli che devono essere anche finanziati, che hanno non solo una conoscenza della violenza maschile contro le donne, ma anche un meccanismo di relazione tra le donne che chiedono aiuto e le donne che si organizzano per poter dare questo aiuto, che certamente diventa quantomeno singolare se si pensa alla differenza dei soggetti e alla differenza del percorso con cui la violenza non solo si esprime, ma poi deve essere anche contrastata e superata. Allora, io credo che in questa storia del Zan, e finisco, sia oltre tutte le cose che poi voi direte dopo di me, direte benissimo, perché io poi conosco le posizioni e le condivido tutte, ci sia anche un tentativo non solo di marginare, ma anche un tentativo di rappresentare una storia delle donne, la sentivo ancora oggi quando si diceva tanto le leggi non sono perfettibili e comunque le battaglie politiche anche all'interno del mondo delle donne, tra donne e uomini, anche per altre grandi battaglie come quelle dell'aborto, come quelle per esempio della legge, la prima legge d'iniziativa popolare sulla violenza, hanno comunque creato degli scontri inenarrabili. Ma a rifletterci attentamente, gli scontri che pure c'erano, intanto non negavano mai il problema alla radice, semmai si differenziavano nelle politiche da definire nella legge e non solo nella legge. E poi soprattutto avevano una sorta di parità di confronto che invece in questa fase è completamente mancato. C'è una sorta di dominio di una verità unica e di una verità assoluta. Quindi io vedo un pericolo non solo davanti a noi, se la legge passa così, ma è senza accettare la riflessione critica che viene da tante realtà, anche una sorta di deformazione che potrebbe crearsi in tutta la storia delle donne e della soggettività politica delle donne a partire non solo dalla storia, ma anche dal riconoscimento della differenza sessuale. Quindi credo che tutte le cose che
continueremo a fare siano assolutamente necessarie, perché in tutte le battaglie precedenti, anche quando lo scontro era terribile, io non ho mai visto un clima di odio e un clima di demolizione scientifica di quello che era il pensiero e la soggettività femminile come in questo periodo, a meno che non parliamo naturalmente della parte peggiore, che è quella che ne so, dei padri separati, di Pilon, del ritorno all'ordine, del movimento per il ritorno all'ordine naturale delle cose, che però è una grande vendetta storica contro le donne, a cui ogni tanto qualcuno si diverte ad accomunare le persone che sono critiche, soprattutto le donne e le femministe che sono critiche col DDL Zan. Credo di aver esaurito il tempo. Vittoria, grazie mille per il tuo intervento. È veramente utile ascoltarti e soprattutto qualcosa che probabilmente molte persone al di fuori del nostro mondo non conoscono, è proprio la situazione che tu hai menzionato per quello che riguarda le case, no? Delle donne. Questa è una situazione che io, per esempio, non conoscevo fino a poco tempo fa, e questa sì che rappresenta una minaccia molto importante, insomma, e violenta verso le donne. Ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento, grazie mille e do la parola a Francesca. Grazie Sara e buonasera a tutte e a tutti. Io cercherò di essere quanto più breve possibile, quindi molte cose sono state già dette e mi concentro soprattutto su questa questione così complicata e difficile, ma centrale in questo. In questa legge, in questo disegno di legge che è genere e identità di genere. Dico subito che identità di genere presente nel testo non è per nulla indispensabile a definire più precisamente quei crimini che questa legge vuole identificare e combattere, cioè i crimini di odio, di violenza e di discriminazione nei confronti delle persone omosessuali e transessuali, cioè quello che viene chiamato omotransfobia, cioè quello per cui noi abbiamo sentito, abbiamo visto in queste settimane, in questi mesi, muoversi una grande campagna a sostegno di questa legge. Appunto, viene affermato che questa legge ha l'obiettivo, lo scopo di colpire questi crimini. Ecco, la dicitura identità di genere non è indispensabile, tutt'altro, a definire questi crimini. Basterebbe sostituirla con identità transessuale e tutto il quadro delle discriminazioni e violenze che colpiscono le persone trans sarebbe completamente coperto. Allora, perché non lo si vuole sostituire? Anzi, si resiste strenuamente alle ripetute, insistite, reiterate richieste di sostituirla con un'espressione più chiara, più semplice, più limpida, più evidente per le cose. E io aggiungo, si è arrivati rispetto al disegno originario, nella discussione alla Camera dei Deputati, e quindi come è stata licenziata dalla Camera dei Deputati, ad aggiungere misoginia e disabilismo, cioè i crimini contro le persone disabili, per annacquare l'acqua e per far scomparire, per non far emergere in maniera più evidente questa dicitura di identità di genere. Cioè si sono fatti delle cose complicate. Allora, domanda perché? Ebbè, perché questa espressione identità di genere non ha la finalità dichiarata dalla legge, ne ha un'altra. In maniera surrettizia, cioè di nascosto, sottobanco, cerca di introdurre e di legittimare nel nostro ordinamento costituzionale e legislativo una figura
non prevista e anche esplicitamente respinta, e cioè l'auto-identificazione sessuale sulla base della sola manifestazione della volontà soggettiva. L'identità transessuale e identità di genere sono due formulazioni che significano cose diverse. La prima indica la condizione spesso dolorosa e drammatica delle persone trans, la seconda veicola una visione o un progetto politico-culturale. Cioè, quale? Quello di dissolvere la differenza sessuale, cioè che il genere umano sia composto di due sessi. Per essere più chiara al riguardo, perché non ci siano confusioni o cose, perché si fa confusione. Quando si dice che i sessi della specie umana sono due, questo rimane un fatto che non viene messo in discussione, sia che i singoli individui si ritrovino oppure no a corrispondere al sesso di nascita, o che accettino meno l'orientamento sessuale che a quel sesso di norma corrisponde, siano transessuali o omosessuali. Il punto è che comunque sempre alla sessuazione si fa riferimento in questi casi. Con identità di genere si vuole affermare invece che il sesso è una pura esperienza interiore, personale, che prescinde dal vincolo della corporeità. Anzi, questa la corporeità sarebbe condizionata, performata dalla libera, autonoma percezione, dal sentimento di sé ed espressa attraverso le manifestazioni del genere, in questo caso abbigliamento, eloquio, linguaggio del corpo. Il genere, che in origine indicava ruoli, funzioni sociali molto consistenti che strutturavano l'intera organizzazione sociale, qui si riduce alle sole manifestazioni esteriori. Se mi permettete, io voglio anche brevemente vedere come siamo arrivati a questo slittamento di significato del genere fino alla sua sovversione, come accade in questo testo di legge. È stato il movimento delle donne a mettere in discussione l'ordine tradizionale, che si spacciava per naturale e quindi mutabile, secondo cui gli uomini e le donne hanno per natura, quindi per come sono fatti, diciamo dal punto di vista anatomico, un destino, una funzione sociale definita, appunto in base al loro sesso, quasi anatomicamente definita. E per fare questo il movimento delle donne, le donne hanno cominciato a distinguere il sesso con cui gli esseri umani vengono al mondo, che è bene dirlo subito, non è un dato solo biologico il sesso, ma corporeo, che coinvolge anche lo psichico e la relazionalità umana. Sesso è questo, non è solo biologia il sesso umano. Hanno comunque distinto il sesso dal genere, cioè hanno usato questo termine per indicare il ruolo sociale, comportamentale, emotivo, che le diverse società, diverse nel tempo e nello spazio, attribuiscono ai due sessi. Per cui al sesso femminile conviene essere e agire in base a precisi codici, è stato così fino a poco tempo fa, di genere, a partire da un'idea del femminile come qualcosa vincolato alla natura che impedisce il libero e autonomo sviluppo della personalità, come invece è dato agli uomini, al genere maschile, che ha altre caratteristiche, libera, autonoma, eccetera.
Oggi tali codici vengono definiti stereotipi di genere, questa è la formulazione che cerco. Dunque esistono i sessi e i generi, ma su questo crinale della presenza di sessi e genere è iniziato a dimenicarsi il percorso di differenti femministi. In estrema sintesi, da una parte una cultura e una politica delle donne che assume la famosa frase della De Beauvoir, donne non si nasce, si diventa, come un programma da realizzare facendo coincidere totalmente il sesso con il genere, cancellando la donna identificata con una storia di oppressione. Dall'altra parte un movimento femminista che è invece puntato a dare libertà al sesso femminile, a rovesciare il detto della De Beauvoir, donna si nasce e lo si diventa liberamente. Donne e uomini pari e differenti, con un'altra visione della società, del mondo, a cominciare appunto anche dalla maternità, ma di questo non è il caso di parlarne qua. Ma esattamente su questa divaricazione dei femminismi che si è verificata a cominciare dagli anni Ottanta si innesta la teoria gender di origine anglosassone che ha avuto una protagonista indiscussa nella filosofa americana Judith Butler, che ha spinto la storicità del genere fino a considerare il sesso biologico una costruzione puramente discorsiva e performativa. Questa teoria, pur nata all'interno del movimento femminista, era volta a dare piena dignità e piena uguaglianza di diritti alle minoranze gay, transgender e queer. Cioè, in questa corrente il sesso, la dualità sessuale, il binarismo, come lo chiamano, l'eterosessualità, non solo scompaiono, ma sono circondati da un senso negativo, perché rappresentano un ordine, l'ordine appunto eterosessuale, che condannerebbe chi non vi rientra alla perenne marginalità. L'operazione culturale che è stata fatta da queste posizioni è evidente. Se vogliamo rispettare tutti e dare a tutti la stessa identica dignità ed uguaglianza, bisogna eliminare alla radice quel codice che rende anomali e marginali alcuni. I gay, i transessuali, i transgender, gli intersex, eccetera. Il gender è la via. Se non diamo alcun valore o senso alla differenza sessuale, scompare anche la differenza tra una donna di sesso femminile e una donna di gender femminile, vale a dire un uomo non operato o non in transizione che si dichiara donna. Perché? Questa è la domanda però che va rivolta. Uno capisce, cioè non si vuole considerare più le persone transessuali, queer, eccetera, dei marginali? Si vuole eliminare questo, li si vuole dotare dello stesso rispetto e della stessa dignità? Ma allora, per ottenere questo risultato, quindi la fine di una discriminazione, di una maniera sottile anche di respingerli ai margini, perché dovrebbe essere necessario abolire la differenza? Questa è la domanda che va fatta anche rispetto a chi, devo dire, io capisco, diciamo, anche la spinta che viene da parte di tante persone che sono in perfetta buona fede e che dicono: ma allora noi vogliamo accogliere queste persone dando loro piena dignità e pieno riconoscimento, senza considerarli persone con qualcosa di meno. Ma perché questo dovrebbe essere negando la differenza? Perché? Io ricordo solo una cosa che ha a che fare con la storia delle donne, perché è quella che conosco meglio e mi sento. La liberazione delle donne cominciò con un grido che risuonò dai due sponde dell'Atlantico. Donna è bello.
vale a dire che quello che era stato considerato donna come il ceto, il sesso oppresso, quella che aveva di meno degli uomini, che risultava inferiore, che aveva tutte quante, fu a un certo punto rivendicato come bello, donna e bello, e ce ne riappropriammo della nostra sessualità e dal nostro essere donna. E perché non dire che trans è bello? Perché non questa cosa? Trans è bello e volere riconoscimento e rispetto per quel che si è. Questo è un punto. Cioè, perché spingere questo desiderio di riconoscimento fino a negare qualsiasi differenza, fino a volere un'uguaglianza che tra l'altro sarebbe puramente formale e negherebbe davvero il proprio essere, la propria essenza, così come era per quanto riguarda le donne. Questo io lo ritengo importante, non vorrei prendere troppo tempo, dico soltanto una cosa, perché questo in qualche parte, in qualche misura ne aveva parlato anche prima Tola, riferendosi alla Convenzione di Istanbul, però voglio dire che non è vero che la dicitura identità di genere è presente nel nostro ordinamento. Non è così. Nel nostro ordinamento c'è l'espressione identità di genere, ma non nell'accezione che viene specificata nella premessa della legge, quando viene fatto quel piccolo dizionaretto di specificazione dei significati dei termini, perché si dice, e questo vorrei citarlo, che quando nella sentenza 180 del 2017 della Corte Costituzionale si fa un riconoscimento anche per le persone transessuali che non vogliono ricorrere a interventi troppo invasivi di tipo chirurgico, si dice espressamente che c'è la possibilità di ottenere la modifica dei documenti senza un intervento chirurgico, purché, citazione testuale, il passaggio sia serio e univoco, si esprime in una oggettiva transizione dell'identità di genere. Quindi possiamo sostenere che nella nostra cultura costituzionale la nozione di identità di genere, quando compare riferita ai trans, presuppone quella di sesso e di identità sessuale. È improprio, non è esatto dire che nel nostro ordinamento esiste l'espressione identità di genere come è espressa nella legge Zan. Direi che ho esaurito il mio tempo. Grazie. Francesca, grazie, veramente un intervento magnifico, e in realtà proprio riguardo a quest'ultimo tema che hai proposto, no? In realtà diciamo che è proprio un cavallo di battaglia delle persone che supportano il decreto di legge Zan, è proprio dire che in realtà l'identità di genere sì che è nella legislazione e nella Costituzione italiana, e quindi ti ringrazio tanto per aver specificato in che dove si trova e in che modo. Grazie mille Francesca, veramente, e adesso do la parola a Luana Zanella. Grazie mille. Grazie Sara, grazie Veronica e grazie a tutte voi per questo confronto importante e sicuramente utile. Vorrei cominciare citando una dichiarazione fresca di oggi pomeriggio della senatrice Alessandra Maiorino, che al termine della Commissione Giustizia, che ancora una volta non è riuscita a calendarizzare il DDL Zan, ha detto: non è credibile una politica che fugge invece di confrontarsi. Ed è questo che noi
Abbiamo cercato di fare, io personalmente ho cercato di fare questo, cercare di confrontarmi su un DDL che ha, come bene avete spiegato, delle implicazioni molto, molto incisive sulla civiltà delle relazioni e anche sul simbolico e sul corpo. Delle leggi. Ecco, questo io ho cercato di fare. Cos'è successo con la posizione assunta da me personalmente e dall'esecutivo nazionale dei Verdi a proposito del DDL Zan? Al di là delle critiche, anche aspre, che si possono sempre fare ad un organismo collettivo come un esecutivo di un partito che è chiamato ogni giorno a esprimersi, a valutare, a decidere. È stata, io credo, la presa mia di parola pubblica attraverso un'intervista pubblicata dall'Avvenire a scatenare una reazione violenta sui social che sinceramente non avevo previsto. Non avevo previsto. In particolare, giovani militanti gay che mi hanno attaccata duramente, ma civilmente, hanno cercato di almeno di interloquire, ma con la maggior parte delle persone che sono intervenute, forse a causa della modalità del luogo in cui ci si confronta anche a causa della pandemia, della velocità delle reazioni, della presa di parola nei media e soprattutto nei social. Ecco, è stata veramente un'esperienza micidiale soggettivamente. È un'esperienza che è anche utile perché si tratta di capire il mondo in cui viviamo. E in cui si esprime l'azione politica, chiamiamola così, e in cui anche siamo chiamate noi, io, noi, a come dire, a cercare di rendere forte, incisivo e significativo il nostro pensiero. E spesso difficile da trasmettere attraverso i linguaggi veloci, come dire, quasi impalpabili talvolta della contemporaneità dei social. Guardate, mi è capitato davvero tante volte nella vita di assumere posizioni scomode, di confliggere all'interno della centrosinistra, penso a quando presi la posizione contro la cosiddetta missione Enduring Freedom, quando ci fu l'invasione dell'Afghanistan, ricorderete, oppure quando ci fu il bombardamento durante il governo D'Alema di Belgrado. Ecco, sono stati momenti molto, molto duri perché anche relazioni personali, oltre che politiche, vengono messe in discussione. Però avevo e condividevo un linguaggio, delle pratiche, delle modalità anche di confliggere dentro i luoghi pubblici, una grande esperienza anche di stare nelle istituzioni e così via. E invece mi sono ritrovata infragilita proprio dalla modalità e dalla violenza degli attacchi che prescindevano da un confronto sul merito, che io spero che possa avvenire prima o poi, mi auguro che avvenga, perché ne va veramente della civiltà, delle relazioni elementari per poter vivere la vita politica e anche la vita personale, e anche la vita personale. Ecco, io credo che nel passaggio al Senato di questo DDL
dovrebbe esserci stata un'assunzione ulteriore di responsabilità da parte di Zhang e da chi, e da chi lo appoggia, dalle senatrici in particolare, oltre che dalle deputate, che comunque non è che sono silenziate perché hanno già approvato, possono anche ascoltare il fatto che ci sia una rimessa in discussione di ciò che invece si voleva fosse una sorta di manifesto, di atto legislativo concluso al di là delle stesse pratiche istituzionali, perché viva Dio, comunque ci sono ancora due camere, comunque il Senato, come giustamente ha suggerito la stessa Alessandra Maiorino, ma anche l'altra sera che ho avuto modo ad Omnibus, anzi l'altra mattina, di ascoltare la senatrice De Petris, che appunto invitava al confronto, alla discussione, così. È il minimo che si possa fare all'interno di una delle due camere, il Senato della Repubblica. Ecco, mi sembrava che, e sono stati d'accordo con me tutte e tutti i componenti dell'esecutivo, che l'individuare alcuni punti particolarmente critici e all'interno di un dibattito estremamente concentrato sul diritto e sul diritto penale, ecco, mi sembrava che fosse il minimo che come forza politica, oltre che come soggettività mia personale, potessimo fare. E quindi, poiché si tratta di una legge penale, che il rispetto dei principi inderogabili di tassatività e di determinatezza dovessero essere rispettati. Si tratta di una legge penale, questi principi sono principi costituzionali. E da lì definire nuove fattispecie penali in maniera imprecisa o in maniera opinabile, e quindi a livello poi di giurisdizione interpretate in modo, diciamo, anche possibilmente arbitrario dai singoli giudici, mi sembrava una cosa di buon senso. Un progetto di legge che passa da una Camera all'altra e che è stato pur approvato con grandi numeri da una parte, deve essere esaminato doverosamente dall'altra Camera, che si assume in proprio una responsabilità costituzionale, non è che si possano sbandierare come se fossero appunto dei totem, dei progetti di legge che non sono stati ancora portati a compimento nell'iter legislativo. Ecco, è stato veramente per me sorprendente che non si capisse che la parola genere, lasciamo stare identità di genere, che l'ha spiegata benissimo e Izzo, che meglio non potrei fare io, ma anche la parola genere, che è veramente ormai utilizzata per dire donne. Qualche settimana fa ho ascoltato il dibattito in aula al Parlamento, non ricordo se Camera o Senato, mi pare fosse la Camera, in cui si discuteva della Convenzione di Istanbul e del fatto che ci fosse stato il ritiro dalla medesima da parte di Erdogan, e sentivo continuamente, così parlare di violenza di genere, di violenza di genere, e poi parlare di violenza sulle donne, come se i termini fossero perfettamente intercambiabili. Ecco, questo per esempio non è che lo dico solo io, insomma, ma in una legge penale questo deve essere molto molto chiarito, molto molto chiarito. E infatti, ricordavo anche nella lettera che poi abbiamo scritto al Senato,
che quando ci fu la ratifica della Convenzione di Istanbul, il governo, nella relazione della presentazione di legge di ratifica, avvertì di questo problema. Avvertì così tanto sentitamente, direi, e coscientemente, tanto da far sì che nel momento in cui ci fu la consegna alla rappresentanza da parte della rappresentanza permanente d'Italia a Strasburgo presso il Consiglio d'Europa, nel verbale di consegna fu inserita una nota, diciamo che è una sorta di allegato, ecco, alla firma, al momento della firma della convenzione, in cui si richiama al genere presente nel preambolo e negli articoli della convenzione, di cui si offre una definizione ampia e incerta che presenta profili di criticità con il nostro impianto costituzionale. Ecco, per tale ragione, appunto, è stata presentata, depositata una dichiarazione interpretativa. Ecco, io mi sono sentita in dovere di, da una parte, di dire le ragioni mie, condivise anche da uomini e donne che fanno parte comunque di un organismo, di un partito. E poi anche, visto che Arcilesbica aveva presentato le sue proposte emendative all'esecutivo stesso, di fare presente al Senato che c'era una proposta emendativa che proveniva comunque dall'ambito dell'LGBT, eccetera, e che anche e perché era stata accusata in più occasioni ed era entrato anche questo seme di odio all'interno delle nostre chat di transfobia, io mi sono sentita, e non solo io, anche le compagne e i compagni dell'esecutivo, di farcene mediatrici, mediatori, proprio per un senso di giustizia, perché non è possibile che una proposta di legge o persone che lottano per una, con tutte le loro ragioni, possono essere anche le più diverse dalle mie, che lottano per questa proposta contro l'odio, le discriminazioni, per l'inclusione, facciano un gesto promuovendo campagne di espulsione, di diffamazione, di non so cosa, con un soggetto che mi pare che sia in quel mondo una voce organizzata, va detto, organizzata di dissenso, perché nel mondo LGBT, o meglio, nel mondo in quel mondo che, diciamo, è rappresentato così politicamente e anche mediaticamente in una maniera molto forte, potente e aggressiva, però ci sono molte lesbiche, molti omosessuali, molti transessuali, perfino molti qui, eccetera, eccetera, che non si riconoscono in questa proposta di legge. Persone, donne, uomini che con me parlano a livello privato, però non si vogliono esporre. E un'altra cosa che ho scoperto in questa esperienza, che è stata molto dura per me, molto dura, ma molto utile, è che il conflitto politico e questo argine all'inciviltà è molto, molto, se non quasi esclusivamente, sulle spalle delle donne, e che il conflitto è con le donne. E perché gli uomini, in quanto uomini, non si sentono ovviamente a rischio e in pericolo nella loro soggettività, nella loro storia, nel loro progresso, tra virgolette, umano, non si sentono assolutamente messi in gioco. E Luana, questo, scusami che ti interrompo, ma ecco, abbiamo passato di va tempo. bene, scusate, sono Quindi, andata
sono andata un po' per le lunghe. Ecco, per dire che questa è stata una grande lezione di vita e dobbiamo considerare il fatto che tutto può anche cambiare, insomma, non dobbiamo assolutamente arrenderci come non lo abbiamo mai fatto. E scusatemi se mi sono fatta prendere, ma ecco, ho un po' approfittato. Hai fatto bene. Passiamo la parola allora, grazie mille Luana. Passiamo adesso la parola a Lucia Gian Siracusa. Grazie mille per il tuo intervento. Grazie. Allora, per molti anni il movimento LGBT ha chiesto una legge contro l'omo-lesbo-transfobia e noi di Arci Lesbica siamo favorevoli ad una legge contro la discriminazione delle persone lesbiche, gay e trans. Siamo però critiche con questo specifico progetto di legge, perché, come è stato detto, si introducono dei concetti pericolosi per le donne come genere, se non viene ben definito, e soprattutto identità di genere. E le definizioni che sono state inserite alla Camera nell'articolo 1 sono perlomeno imbarazzanti, sono definizioni brutte, incomprensibili e pericolose. E noi pensiamo anche sostanzialmente inutilizzabile nei tribunali, perché c'è sempre sicuramente un margine di interpretazione nel dettato, in qualunque dettato legislativo, ma qui si introducono dei concetti così oscuri da violare il principio di determinatezza delle fattispecie penali. E in passato molte proposte di legge simili sono cadute proprio sulle definizioni, sulla loro vaghezza. Quindi noi pensiamo che qui ci sia un punto debole su cui bisogna battere. Io vorrei soffermarmi un attimo sull'incompatibilità delle nostre posizioni con quelle di chi sostiene il concetto di identità di genere. Secondo me si tratta proprio di due visioni del mondo diverse che non si limitano poi soltanto alla questione dell'identità di genere. Da un lato c'è quella che chiamerei una visione individualistica, ma che si potrebbe anche chiamare queer o del transfemminismo o del femminismo della scelta o del neoliberalismo. Comunque questa è l'area in cui ci si muove. E in questa visione l'identità di genere è, come è stato detto, intesa come esperienza del genere profondamente sentita, interna e individuale, indipendentemente dal corpo. In questa visione non si capisce in realtà che cosa sia il genere. Tutti si concentrano su questa famigerata identità di genere. L'identità, di genere permette agli uomini di appropriarsi della categoria donna, sottraendola alle donne stesse, che diventano una subcategoria di donne, cioè quelle che vengono definite le donne cis, cioè al di qua del genere. Sarebbe una subcategoria di privilegiate, perché avrebbero il cosiddetto privilegio dello rimanere al di qua del genere, mentre le cosiddette donne trans sarebbero le vere discriminate. Quindi in qualche modo le donne non potrebbero neanche più autonominarsi. In questa visione individualistica si fonda appunto l'identità di genere, ma si collega, secondo me, in maniera molto stretta e direi quasi come un sillogismo, ad una serie di altre questioni che, messe una in fila all'altra, danno vita ad una propria, vera e propria guerra contro le donne. In questa visione individualistica il genere è, come dicevo, un sentimento e il corpo non conta. Quello che conta è la scelta individuale. E la scelta, il concetto di scelta individuale è anche alla base della visione del sistema prostituente come sex work e dell'utero in affitto come libera scelta rispetto al proprio corpo. Quindi il non rispetto del corpo e di dell'area di ciò che è indisponibile
porta poi, per esempio, a far transizionare i minori e in particolare le giovani lesbiche, con delle terapie che una volta si sarebbero chiamate terapie di conversione. Per questo direi che si può dire che l'identità di genere fa parte dell'attuale guerra contro le donne. Per il femminismo, come è stato detto, invece, il genere è visto in una maniera strutturale, cioè come costrutto sociale, come è stato detto, come insieme di norme culturali e storiche che definiscono maschilità e femminilità. Se si parte da una visione femminista, è chiaro che il genere è qualcosa da smantellare, perché è qualcosa che opprime. Le donne, in parte anche gli uomini, ma soprattutto le donne. E quindi non è qualcosa da rinforzare e da iscrivere in una legge. L'identità di genere ha poi delle gravi conseguenze, sui diritti delle donne, perché i diritti delle donne sono basati sul sesso, in quanto è il sesso che determina il nostro inserimento nella classe delle donne e determina tutte le oppressioni e discriminazioni che sappiamo, di cui tutte sappiamo, cioè dal gap salariale alle mutilazioni genitali, allo stupro, tutte si basano sul nostro sesso. E anche le lesbiche definiscono la propria preferenza per persone di sesso femminile, non di genere femminile. Quindi l'identità di genere svuota anche la categoria di lesbica, non solo quella delle donne, e attacca i nostri spazi. Quindi se invece di sesso si parla di genere, gli uomini che non possono diventare donne fisicamente, ma solo imitarne delle manifestazioni esteriori, come dice la legge Zan, potrebbero entrare nella categoria di donne. E secondo me proprio qui è il cuore della legge Zan. Ed è per questo che i promotori sono stati disposti ad aggiungere la questione della misoginia e della disabilità. Sono probabilmente disposti a togliere la parola sesso e genere, ma non vogliono toccare identità di genere. E l'identità di genere è il grimaldello che serve per arrivare all'autodichiarazione del sesso. Il movimento, il MIT, Movimento Identità Trans, ha già preparato una proposta proprio in questo senso. Una cosa positiva che vorrei dire è che secondo me noi dobbiamo complimentarci con noi stesse per aver capito questa strategia ed esserci opposte. Ovviamente dobbiamo ringraziare le donne che si sono battute in altri paesi su questa questione e ci hanno messo sul chi va là. In particolare vorrei dire le donne della Dichiarazione dei diritti delle donne basate sul sesso, che è una coalizione internazionale, e invito tutte quelle che non l'hanno già fatto di firmare il documento, basta cercare Dichiarazione dei diritti delle donne basate sul sesso. Per tornare alla proposta di legge, noi pensiamo che ci sia la possibilità di contemperare i diritti di tutti e di tutte se si evita il concetto di identità di genere, per adottare quella di transessualità, perché o come diceva Francesca, anche identità transessuale, perché la transessualità difende comunque pienamente i diritti delle persone transessuali senza andare a confliggere con quelli delle donne. Sempre nelle nostre proposte c'è anche quello di inserire nell'articolo 4, che è quello che riguarda la libertà di idee e di scelte, una caveat dove si dice che non è omofobia criticare la surrogazione di maternità e che bisogna rispettare la legge 40, che non permette appunto la surrogazione di maternità e neanche la sua propaganda. E questa idea l'abbiamo presa dalla legge regionale contro l'omotransfobia dell'Emilia-Romagna. Questa
Quindi è qualcosa che si può fare, è già stato fatto, si potrebbe fare anche in questa legge. E poi vorremmo aggiungere che non è omofobia, rifiutare il linguaggio oggettificante e degradante per le donne che a volte invece viene usato dai transattivisti, quando dicono appunto che le donne sono portatrici di utero o mestruatrici o quelle che hanno la cervice o cose di questo genere. E quindi di poter usare la parola donna quando ci si riferisce alle donne, non la parola donna soltanto riservata agli uomini che dichiarano un'identità di genere femminile. Poi un'altra notazione che secondo me è importante per noi lesbiche. Nella legge si parla anche di istituire una giornata nazionale, perché a livello internazionale c'è già contro l'omotransfobia il 17 maggio, e anche di celebrarla nelle scuole. Ecco, secondo me bisognerebbe tanto capire che è pericoloso se l'identità, il concetto di identità di genere entra nelle scuole, anche se le scuole italiane non sono le scuole inglesi, quindi c'è un vaglio da parte di tutte le componenti scolastiche su quello che poi si va a dire. Però ecco, sicuramente bisognerebbe stare attenti su questo concetto, ma questo non vuol dire però, per esempio, escludere gli incontri sull'omosessualità. Ci sono i tradizionali gruppi scuola delle organizzazioni omosessuali, di cui anch'io ho fatto in passato parte per tanti anni, che incontrano gli studenti in modo poco ideologico, molto esperienziale, dove si raccontavano le nostre vite, si rispondevano alle domande dei ragazzi e delle ragazze. E io ho un ricordo molto tenero di una ragazzina che alla fine di un incontro è venuta da me e ha detto: "Ti ho aspettata per un anno perché l'anno scorso erano venuti solo dei maschi." Io penso quindi che bisogna difendersi da chi dice che si è nati nel corpo sbagliato e che si può cambiare il corpo come fosse un vestito, ma che si debba tenere però lo spazio per questo tipo di incontri, che sono molto importanti soprattutto per le giovani lesbiche, perché sono loro in questo momento che stanno cadendo vittima della trappola della transizione. E finiscono in numeri sempre maggiori per intraprendere il percorso dei bloccanti della pubertà, prima degli ormoni del sesso opposto e infine della chirurgia. Quindi la propaganda dell'identità di genere dice ai minorenni che possono appunto essere nel corpo sbagliato, che lo possono cambiare. Le lesbiche dicono ai ragazzi e alle ragazze: andate bene come siete, siete giusti così. Quindi i messaggi sono molto molto diversi. E moltissime dei transitioner, cioè le giovani ragazze che da minorenne hanno seguito appunto la strada della transizione, poi si ritrovano a 20, 22, 23 anni pentite, si accettano a quel punto come donne, ma si ritrovano con un corpo mascolinizzato, una voce maschile, magari sono anche senza seno perché hanno fatto la mastectomia. Moltissime detransitioner, sempre di più, dicono appunto di essere lesbiche, dicono che da piccole non hanno conosciuto lesbiche più grandi e che ne avevano bisogno, non tanto come magari come modello, ma secondo me come proprio segno della possibilità di un'esistenza lesbica. E per questo dico che è molto importante distinguere perché i gruppi lesbici e gay,
vanno a dire appunto che non si nasce nel corpo sbagliato, che è proprio l'opposto di quello che succede con l'identità di genere. Se ho Lucia, ancora. scusami, Sì. siamo arrivati quasi alla Va fine del bene, webinar, scusami se devo grazie. interrompere, però volevo approfittare dell'occasione di averti in qua, insomma, per ringraziarti di portare, insomma, di dare importanza alla visibilità lesbica, soprattutto di ricordare che ieri è stata la giornata proprio della visibilità lesbica. E quello che dici, insomma, le tue esperienze personali sono molto importanti e tutte, soprattutto dovrebbero conoscerle, soprattutto questo concetto, insomma, del voler di essere nati nel corpo sbagliato, che è uno dei e fa parte della propaganda, insomma, dell'identità di genere. Quindi grazie mille per questo tuo intervento e passo la parola a Marina in chiusura. Sì, mi sentite? Sentite bene? Ok. Allora, io vorrei provare a parlare soprattutto a chi di tutte queste faccende non ha mai sentito parlare e che pensa che queste siano faccende che riguardano le minoranze omosessuali e transessuali. E invece questa faccenda qui ci riguarda tutte e tutti. Per cominciare, per esempio, comincio in modo molto pop da Fedez. Ho sentito Fe che è stato un super testimonial di Zan. Ho sentito dire a Fedez che se suo figlio gioca con le bambole e lui vorrebbe che si vestisse, si abbigliasse e si comportasse come crede. Bene, è quello che noi vogliamo. Cioè, noi vogliamo che ogni essere umano nato di sesso maschile o nato di sesso femminile, significhi liberamente se stesso, scegliendo la vita che preferisce scegliere, il che non comporta questo dover distruggere il proprio corpo. Seconda cosa, ci viene dato, Luana è sconvolta, ma tanto noi siamo anni che andiamo avanti, ci abbiamo il callo, delle trans escludenti. Allora, io direi che trans escludente è innanzitutto chi non vuole nominare la transessualità nel DDL Zan. Ebbene, noi invece lo vogliamo. Lo stiamo chiedendo dall'inizio, la legge deve parlare esplicitamente di transessualità. Quindi siamo trans includenti, oltre al fatto che le nostre vite testimoniano vicinanza e sostegno da sempre a queste minoranze. Quindi se vi dicono trans escludenti o TERF, rispondete misogini, però anche la minaccia di querela funziona, anche se così non si va da nessuna parte. Sullo ZAN non c'è stato per precisa volontà di Zan, che si è sottratto a ogni confronto critico, non c'è stata una vera discussione dei cittadini, ma c'è stata solo una guerra di tipo tribalistico-identitaria. Dico guerra perché abbiamo subito, e non lo ridiciamo, minacce di manganellate social, le ultime sono state minacce di morte. Un uomo delle istituzioni ha il dovere del confronto civile e se vuole legiferare contro l'odio, deve disinnescare ogni forma di odio e come la disinnesca? Accettando il libero confronto democratico, cosa che non ha mai accettato, scegliendo di dialogare solo con chi gli fa la ola e l'applaude. E questo non è accettabile. Ora, dicevo, perché non riguarda solo questa faccenda del DDL Zan, solo le minoranze omosessuali e transessuali e dobbiamo essere tutte e tutti molto attenti. Il concetto di identità di genere, ne hanno parlato le amiche prima, che è il vero architrave di questo DDL, va a toccare in radice non la sessualità, la sessuazione umana. Sostituendo il concetto di transessualità, che invece è una condizione ben definita e ben regolata dalla legge e da successive sentenze, sostituendola con un percepito, sentirsi donna o uomo, una nell'altro, che si vorrebbe riconosciuto senza percorsi di nessun tipo, perizie e sentenze. È questo un cambiamento epocale che impatterebbe sulla vita collettiva e anche, non positivamente, sulla vita delle stesse
persone trans. Adesso vi dico cosa hanno detto dei transessuali inglesi a proposito. Noi accettiamo che ci sia necessità di una lunga valutazione di controlli per poter accedere al diritto di essere legalmente riconosciuti come appartenenti al sesso verso il quale facciamo la transizione. Accettiamo anche di non poter accedere in automatico a case di accoglienza, quote elettorali riservate alle donne, sport femminili, ambiti nei quali la decisione verrà assunta caso per caso ed esiste la possibilità di essere esclusi. Ripeto, queste sono parole di transessuali. E ancora, loro dicono, vi è il rischio di procurare un danno a molte persone, soprattutto donne e bambine, e ai 5.000 transessuali inglesi e alle migliaia di altri che potrebbero essere incoraggiati a compiere la transizione qualora diventasse troppo facilmente accessibile. La Gran Bretagna poi ha definitivamente rinunciato al concetto di identità di genere, che del resto non compare nella stragrande maggioranza delle leggi europee contro l'omotransfobia. Perché da noi dovrebbe essere tassativo questo concetto? Tra l'altro in Gran Bretagna c'è stata un'amplissima discussione che ha coinvolto la cittadinanza. Ci sono stati anche sondaggi in cui si è visto che tutti, il 94% degli inglesi, erano contro l'identità di genere. Infine il governo ha deciso per il no e lì continuano a regolare le questioni della transessualità con una legge che somiglia alla nostra. Perché qui non se ne discute apertamente? Perché si fa tutto praticamente di nascosto e non si spiega che il vero obiettivo della legge è quello? Ma di nascosto vuol dire che è stata approvata alla Camera questa legge a novembre, quando si riempivano le terapie intensive e i giornali non ne parlavano, è stato fatto clandestinamente. Ma com'è possibile una roba del genere? La libera autocertificazione di genere, sempre per chi non abbia ancora masticato, vuol dire che chiunque con un semplice atto all'anagrafe o un atto notarile può decidere se un uomo o una donna o anche nessuno dei due, a prescindere dal sesso biologico. Come hanno spiegato i transessuali inglesi che menzionavo prima, e come abbiamo detto più volte, l'identità di genere così concepita ha un forte impatto sulla società e gli esempi sono moltissimi. Uomini che si identificano come donne, che entrano nelle carceri femminili, negli ospedali, reparti femminili, nelle palestre, in tutti i luoghi riservati alle donne, nelle case rifugio, come diceva Vittoria Tola, che usufruiscono di quote politiche e lavorative, è già successo, sta già succedendo, è successo in Inghilterra, è successo in America, che entrano a far parte delle statistiche. Per esempio adesso c'è il fenomeno delle donne stupratori, perché questi vengono beccati e arrestati e dicono che si identificano come donne. Quindi abbiamo un fenomeno inaudito, le donne stupratori. Non parliamo degli sport, alle Olimpiadi avremo dei Marcantoni, chiamiamoli così, che gareggeranno nelle specialità femminili e hanno corpi del tutto maschili, anche perché poi dicono ma prendono gli estrogeni, quindi il testosterone è diminuito, ma non conta il livello di testosterone attuale, conta quello che hai avuto durante la pubertà e che ti ha fatto sviluppare quell'apparato osteoscheletrico che è diversissimo da quello di una donna. L'identità di genere appunto è la normalizzazione delle transizioni infantili, bambini 8-9 anni che magari soffrono depressione o disturbi dello spettro autistico, che vengono ormonizzati con bloccanti della pubertà. L'altro giorno leggevo sconvolta che per gli endocrinologi italiani sostengono ancora che gli effetti di quei bloccanti siano reversibili. Non è così. Ci sono gli studi recenti, ne ha pubblicati anche The Times, non il quotidiano dei transfobi mondiali, che ha dimostrato che questi bloccanti ormonali compromettono lo sviluppo, la densità ossea, rendono infertili e anche se tu li smetti rimani così, rimani rovinato in quella maniera lì.
Cosa volete che ne sappia un bambino o una bambina o i suoi poveri genitori storditi dalla propaganda dei media che parlano della disforia e della transizione come se fosse il paradigma della libertà umana e non una condizione faticosa e dolorosa come quella che noi conosciamo, abbiamo visto da vicino in tutte le nostre amiche e i nostri amici trans. Sappiamo cosa vuol dire prendere gli ormoni per una vita, sappiamo cosa vuol dire vivere avendo mutilato il proprio sesso, che problematiche comporta. In Gran Bretagna, dove tutta questa roba è nata, hanno detto stop, per fare la transizione ai bambini serve una sentenza del tribunale, questo dopo la sentenza Kira Bell, ma adesso non stiamo a parlarne. In Italia lo sapevate che se basta la prescrizione medica? Ecco, grande parte di quei bambini sono semplicemente bambine e bambini omosessuali. Noi, il paese dei femminelli e delle masculille, con la nostra antichissima cultura della differenza, vogliamo diventare come l'Iran, dove gli omosessuali li impiccano, ma li lasciano vivere se cambiano sesso? Allora, in Gran Bretagna hanno anche stoppato i corsi delle associazioni LGBT nelle scuole, perché in pochi anni le transizioni di bambine e bambini, soprattutto bambine, sono cresciute del bambine del 4.000%. Il DDL Zan intende imporre questi corsi nelle scuole senza che i genitori dei minori possano scegliere se aderire o meno? È giusto? Perché Lucia, è vero quello che dicevi tu, è vero, è sacrosanto quello che dicevi tu, ma sappiamo che la gran parte di questi corsi riguardano l'utero in affitto, riguardano l'identità di genere, ormai o si riconquista una posizione di forza anche nelle scuole. C'è un gran tour, tu lo saprai, dei due padri, di due papà per scelta che stanno girando tutta l'Italia a fare questo lavoro. Mi dicono che oggi c'era Cirinnà in una scuola che parlava di zanne di utero in affitto. Quindi non dicano che le due cose sono indipendenti l'una dall'altra, perché non è così. Allora, ecco, tra l'altro l'onorevole Maiorino citata da te, Luana, ha proprio detto che parlare contro i due padri sarà crimine d'odio. Quindi perché dicono che non c'entra? C'entra e come? Quindi questa è la libera identità di genere. Vogliamo discuterne? O è giusto che diversamente da temi sensibili come sono stati l'aborto, il divorzio, questa cosa che è ancora più sensibile ci venga imposta senza discussione, introducendolo in modo surrettizio? Ma voi vi ricordate quanto si è parlato del divorzio, quanto si è parlato, io ero piccola al tema del divorzio, ma dell'aborto? Cioè, si può pensare di far passare una legge così, che è ancora più sensibile, in silenzio? Perché se appena apri la bocca ti manganellano? Vogliamo discutere, vogliamo portare i nostri argomenti senza essere insultate e ridotte al silenzio con le minacce, perché questa è schifosa misoginia. Sappiamo di avere la maggioranza dei cittadini e soprattutto delle cittadine dalla nostra parte, e lo sanno anche i firmatari di questa legge. Vogliamo che venga espunta la misoginia, che è veramente molto comico che questa legge sia contro la misoginia, visto come veniamo trattate. Cioè, se questo è l'antipasto, figuriamoci il pasto. Chi ha mai chiesto una legge contro la misoginia? Chi? Dov'è una legge contro la misoginia in giro per il mondo? L'abbiamo studiata, se ne sta discutendo. Non c'è su questo l'autodeterminazione della donna. Tra l'altro non è solo contro la misoginia. Zan ha precisato che è contro la misandria, che è il concetto inventato dagli uomini violenti, contro l'eterofobia, quindi sarebbe una legge contro omo, bi, transfobia, misoginia, misandria, eterofobia, abilismo e chissà cos'altro. Si può legiferare in questo modo? No, non si può. C'è un pericoloso dilettantismo e c'è ideologia, e non possiamo andarci di mezzo tutte e tutti, oppure vogliono costringerci al referendum abrogativo. Finisco dicendo, perché il PD non ascolta? Perché non ascolta le donne, segretario Letta? Quanto a Zan, continueremo a chiedergli un confronto, ma ne vale la pena? Oggi in un podcast del Corriere ha detto
che l'identità di genere letteralmente serve a combattere i crimini d'odio verso le persone transessuali. Ma allora perché non usa questo termine, transessuali? Così si capisce di che cosa si sta parlando, trattandosi di una legge penale. La confusione è davvero enorme e non può esserci imposta, serve una discussione più ampia possibile, perché qui vanno di mezzo le vite di tutte e di tutti. La gran parte delle legislazioni contro l'omotransfobia in Europa non parla di identità di genere, ho detto, perché qui sì. Finisco, la questione della libera identità di genere fa parte del cosiddetto ombrello transumanista, insieme al libero utero in affitto, al libero sex work, alla libera vendita di ovociti. È un'idea di libertà e civiltà che non sono nostre, che non somigliano affatto a quel nuovo umanesimo a radice femminile che abbiamo in mente, perché buona parte dei problemi del mondo derivano da questo sradicamento. E più ci cancelleranno, più ci neutralizzeranno e peggio il mondo andrà. Quindi vogliamo muoverci in questa direzione, non quella indicata dalla finta libertà del genere a scelta e della neutralizzazione e cancellazione delle donne. Marina, grazie per il tuo intervento. In chiusura del webinar, come intervento finale, mi è sembrato ottimo e ringrazio tutte veramente per aver affrontato i diversi aspetti e le diverse conseguenze possibili in Italia e già attuali in altri paesi dell'Europa, e a discapito delle donne e delle bambine e bambini. E, è un onore per me avervi qua oggi ed essere condividere lo schermo con voi. Vi ringrazio veramente tanto, Marina Terranni, Francesca Rizzo, Luana Zanella, Lucia Gianzi-Ragusa e Vittoria Tola. E vorrei anche ringraziare le ragazze che collaborano con me, che oggi non sono qua, io le sto rappresentando, non sono qui sullo schermo, ma le ringrazio, sono Veronica, Angela, Ginevra, Jade e Paola, che stanno facendo un lavoro insieme a me. Fantastiche, tutte fantastiche. E vorrei finire solamente dicendo che il genere non è un'oppressione, quindi non può essere un'identità. Grazie mille a tutte e saluti, ciao. Ciao, ragazzi. Grazie. Ciao.